Ciao a tutti ragazzi, di questo nuovo video della vostra bandiera azzurro. Oggi ragazzi andiamo a fare i pronostici della quindicesima giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e fare un bel commento per sapere cosa ne pensate dei miei contenuti. Allora, ragazzi, direi di iniziare subito. Diciamo che andrò a dirvi il risultato esatto secondo me, più un marcatore secondo me che sarà della partita. Iniziamo con l'Atalanta-Venezia, l'anticipo di questa sera alle 18:30. Secondo me ragazzi vincerà l'Atalanta ovviamente e vincerà secondo me con un largo margine, vincerà 4-0. 4-0 per me la volge là il Venezia. L'Atalanta sta facendo vedere grandissime cose in una forma smagliante, scusate. E secondo me un marcatore, ragazzi, sarà Luis Muriel, che potrebbe essere lanciato titolare magari per far rifiatare Duván Zapata, che sta facendo benissimo, però ha bisogno anche lui di rifiatare. E secondo me, ragazzi, Muriel la butterà dentro. 4-0 Atalanta, gol di Muriel. Fiorentina-Sampdoria. Questa qui, ragazzi, è una partita un po' strana, però secondo me vincerà la Fiorentina dopo il passo falso nel derby toscano con l'Empoli e vincerà secondo me 2-0 e quindi in maniera abbastanza agevole, però verso il finale secondo me. Il primo tempo secondo me finirà in pareggio, nei minuti finali riuscirà secondo me a fare un gol e poi ancora un altro. Quindi 2-0 secondo me un marcatore sarà Dusan Vlahovic che vuole difendere il suo titolo di capocannoniere. In questo momento è a 11, quindi è il capocannoniere, quindi vuole difenderlo. È la Sverona-Cagliari. E questa è una partita un po' difficile perché comunque la Sverona al solito col Cagliari fa un po' di fatica, però secondo me riuscirà a vincere 2-1 e contro l'ultima in classifica, ragazzi, con la Salernitana al Cagliari. E il marcatore secondo me sarà Giovanni Paolo Simeone che dopo due partite a secco deve tornare a segnare per andare in doppia cifra. E Salernitana-Juventus, la vedo una partita questa con largamente favorita per la Juventus. Però attenzione alle sorprese, però secondo me vincerà la Juventus 0-2, a Salerno non è un campo facilissimo, quindi non è che puoi fare 50.000 gol, però vincerà secondo me 0-2 col gol di Paulo Dybala che si sbloccherà dopo tipo 6-7 partite di digiuno intermittente, con molti lampi però senza trovare il gol. Bologna-Roma, ecco qui secondo me sarà la sorpresa più grossa di questa giornata. Io dico che vincerà il Bologna, è una grande forma, è a pari punti con Juventus, Lazio, Fiorentina, sesto, settimo, ottavo e nono. E vuole andare a meno 1 dalla Roma. E ragazzi, deve farlo per andarsi, deve vincere proprio contro i giallorossi. Per me vincerà 2-1 e un marcatore sarà Musa Barro che contro le romane fa sempre abbastanza bene e per me segnerà. Inter Spezia, ragazzi, la mia Inter, secondo me, vabbè, su questo è poco da dire, secondo me la vittoria è forzata e vinceremo 3-0, secondo me, tenendo che la porta inviolata. E un marcatore, vado a dire un marcatore un po' strano questa volta, invece di sapere gli attaccanti, vado a dire Danilo D'Ambrosio, quando gioca solitamente molte volte segna. Io dico ragazzi che andrò a segnare, giocheranno nel terzetto di difesa con Skriniar e Bastoni e per me segnerà 3-0 gol di D'Ambrosio. Genoa-Milan, secondo me il Milan dopo due sconfitte consecutive tornerà alla vittoria al Ferraris, un campo non facilissimo, però secondo me tornerà a vincere e marcatore secondo me sarà Zlatan Ibrahimovic che dopo essere stato a secco con lo Sassuolo, dopo una brutta prestazione, secondo me segnerà col Genoa, una delle difese più battute del campionato, nonostante comunque Sirigu faccia molti miracoli. Sassuolo-Napoli. Qui ragazzi dopo che il Napoli ha vinto 4-0 contro la Lazio, secondo me ragazzi avrà un calo e comunque un Sassuolo che ha vinto che col Milan 1-3 a San Siro e per me ragazzi finirà in pareggio, proprio da pareggio 1-1. Se il Napoli contro il Sassuolo fa sempre fatica, per me ragazzi in questa volta sarà un pareggio 1-1, per me ragazzi segnerà Lorenzo Insigne nel Napoli che quest'anno molto molto discontinuo, secondo me segnerà magari anche su un calcio di rigore, il Lorenzo Insigne. Torino-Empoli, la vedo una partita qui abbastanza tranquilla dalle parti di Torino, secondo me vinceranno 3-1 e un marcatore secondo me sarà Toni Sanabria che deve sostituire l'infortunato Belotti che ne avrà per un po' di tempo, quando gioca fa sempre abbastanza bene, giocherà per tutti i 90 minuti e ragazzi per me un gol lo rifilerà 3-1 quindi. Poi Lazio-Udinese, secondo me vincerà la Lazio che deve assolutamente rifarsi dopo il KO pesantissimo con Napoli e vincerà secondo me 2-0 contro l'Udinese e un marcatore sarà Ciro Immobile. Ragazzi, questi sono i miei pronostici, fatemi sapere i vostri episodi nei commenti, ragazzi, al prossimo video!